Buonasera. Sono giusta? Sono giusta? Però che cos'è sto rumore? Aiuto. Ma guarda te che ho messo il videoclip, invece che, ma che rincoglionita. Sì, amici, va bene, un attimo. Babà mia, è terribile questa luce, ragazzi, è terribile. Dovrei aggiustare tutta la luce, le regolazioni della luce e del suono, è terribile. Minchia, non vedo l'ora di trovare una stanza nella prossima casa dove c'è più luce perché questa fa veramente schifo. Buongiorno, ciao belli, ciao. Perché questa pessima qualità audio? Parli del mio microfono? Devo abbassare un po', però è Ellie Goulding perché sennò non sento i miei pensieri. Perché sto usando le cuffie del micro. Sto usando le cuffie, il microfono delle cuffie. Spero sia abbastanza decente per una live bella. Dunque, ho davanti a me. Sì, Streamlabs non ce l'ho. Ho chiuso Streamlabs. Bene, bene, dai, bene così, iniziamo bene. Scusatemi, scusatemi. Dai, resubbattevi tutti adesso. Fatto. Quanti, quanti, quanti? Quanti? Porta, porta, porta. Tutti, tutti. Io intanto bevo un po' di tè mentre Coso ride e canta. Quanti siete? Resub train. Questo è un resub train. Che gente che ha c'è il biglietto è già sul treno e si fa un altro giro. Guarda quanti, guardali. Quanti siete? 20, 30. Alt, meno, meno, aspetta, aspetta un attimo che non vi... Non sto dietro, aspetta, come si fa contro il meno? Sto computer che i tasti non sono manco italiani. È sopportabile, don't worry, meno male, sentitemi che bevo... Sai che è vero quando tornate e trovate il mare al posto della pianura padana? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo lì in Italia? Io non so, quante resub ci sono, ragazzi? Piano, piano, quanti? Che belli che siete. Ma quante cose che devo dirvi. Quante. Tipo che sono senza voce. Però mi tolgo la sciarpetta perché è un po' antiestetica. Datemi un secondo. Che palle, voglio la mia postazione. Non ho ancora trovato una cosa per andare in giro in viaggio. Non lo so, quelle postazioni temporanee che ti prepari durante il viaggio, non ho ancora trovato quella definitiva, cambio ogni volta, boh, non mi piace. Niente di che, Robby, è solo un'ecco la barca, vedi, vedi, mentre io recupero quel poco di voce che mi è rimasta pochissima, pochissima, refresh un attimo Streamlabs così posso leggere tutte le resub che mi sono arrivate in questo momento. Dunque, 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 quanti, 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 allora, 12 minuti fa, 21 minuti fa, 32 minuti fa, allora, io leggerei tutte da... Tipo, cos'è? 3 giorni fa da adesso, visto che comunque c'è stato tutto il weekend di mezzo e mi spiace avervi lasciato senza live nel weekend, però c'è stato il TwitchCon e ho preferito concentrarmi su quello e devo raccontarvi comunque un sacco di cose. Ci sarà la live mega ricappone, io vi dico soltanto che non sto scherzando, c'è un trolley da viaggio in questo momento che era completamente vuoto e adesso è pieno. Cioè, adesso che non sono neanche andata nell'altra settimana lì ad Anaheim, in questo momento c'ho un pezzo da valigia pieno. Anzi, tutta la valigia piena. Quindi io a Disneyland comprerò i portachiavi, probabilmente, perché non posso mettere nient'altro dentro. Io comunque sto ancora ridendo fortissimo per le storie di Moro. State zitti, ok? State zitti, non c'entro niente io, vaffanculo. Il Meneto sta succedendo il macello, ma Overto, Esprit? Esprit dov'è? Non è di Verona, però lo vanno sempre a raccattare a Verona. Comunque... Grazie mille a... No, Giorgio mi pare sia... Sì, 22 minuti fa, quindi aspetto che sia lui a farsi vedere. Così leggiamo i mesi, che con Giorgio sono tanti, almeno 24-25. Kwaku, Gio, 21. Ogni volta penso di aver perso tutti i mesi, invece sono ancora qui. 21 mesi, bitches. Love you, baby, era fuga, lavoro. Buona live, buona serata a tutti. Grazie, Gio. Effettivamente anche a me viene un po' la cacca ogni volta che... Infatti con i termosifoni purtroppo l'ho persa. Grazie, Xolla, grazie mille. I'm normal. Ha fatto la sub, una sub nuovissima, però è normal. Grazie mille. Metto il matto del ploplone nei 14 mesi.
mesi. Grazie, mi ha trovato il provolone. Me ne lavo. Però poi 3 mesi invece gli si schiude l'ovetto, spunta una puntina di Dorito. Sosori, grazie mille. Roby Psy 94 invece poi 2 mesi. Festeggio con piacere 2 mesi con lei. Ringrazio la signorina con i picciù per avermi legato la sub. Grazie a te per averla rinnovata. Purtroppo non potrò più rinnovare, ma ti seguirò comunque con affetto. Mi fa un super 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 piacere. Guarda, dopo le cose che hanno annunciato al Twitch con ragazzi che ne voglio parlare adesso al volo mentre disegniamo, ne avete già sentito parlare da Gatto, però magari chi non ha seguito la live di Gatto non sa che ci sono delle novità, o magari non le ha capite, gliele spiego io al volissimo, proprio perché vorrei fare tutto il recapone bello o mercoledì o giovedì prossimo, perché tornerò in Italia. John Stark 9 mesi, quindi John Stark Ibe, e siamo a 9 insieme. Cichibe è sempre bellissima, grazie. Io però non so, mi fa veramente schifo sta logica, ragazzi, è terribile. Cara X92 che fai 10 mesi invece, grazie mille. Ardas, 2 anni, Ardas, non posso urlare perché non c'è più Esprit che dorme, però sono comunque in un quasi luogo comune, sono in un angolo come una stronza incarcerata, messa all'antico, sta in castigo, però insomma il casino un pochino si sente. Ardas, passo al volo che devo lavorare un sacco, però oh, 24 mesi, come il parmigiano quello buono, vorrei dire qualcosa. Io sono senza voce e non ho urlato, non ho veramente urlato stavolta. Non so se c'è gente che sta passando dietro me, no, la copro completamente, quindi va benissimo. Carlo Anselmo, sei il 9 in ritardo, ma ci ha manciato della... Ma ci ha manciato dall'America Chicky Italian. Ora metto una foto, ora metto una foto su Telegram, voi non avete idea, voi non avete idea. Gerard, 2 mesi, grazie Carlo Anselmo per gli 11 mesi, grazie mille, soprattutto Ardas, grazie, veramente, un bacione. No, Gerard, si tenga pronta la barchetta per quando tornerà in padre, se no a casa non ci arriva mica. Ma che sta succedendo in Italia? Io sono, ho paura, scusatemi, va tutto bene? State tutti a posto? Mamma, cappottino, ce l'avete? Sabato è il mio compleanno, finalmente sono 17 anni. Bravo. Ciao Robby, ciao ragazzi. Ora vedo che starei con occhi diversi. Ora deve stare molto zitto, non c'entra niente. Io ciao Kaka, ciao anche Lerican, ciao ragazzi e chi... Soprattutto grazie mille ai moderatori, perché è un giorno un po' scomodo per molti, quindi grazie mille a chi c'è dei moderatori, siete veramente molto molto belli e bravi. Intanto i miei capelli sono qui, si sa come. Come sono? Ok, scusatemi, sono più abituata alle cuffie così. Gerard, grazie mille per i 2 mesi, Astro Sky 3 mesi, quindi ovetto schiuso. Buongiorno, buona live, grazie mille, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Z, 31234, appena fatto la sub, grazie, benvenuto, e grazie anche a Gigi, a GGHS, Gigi Arston, che ci joina, grazie della sub, e infine Eli Silve, che fa 8 mesi, niente, mi si è sboccato dalla finestra a sorpresa, com'è? Fa un gran piacere che stia facendo la mira, ancora tanto perché ho avuto una settimana di merda. Ci sono io, ragazzi, per 1 ora e mezza ci sono io, ho promesso che non avrei fatto saltare così tante live, né che sparivo 2 settimane, non vi preoccupate, oggi sono seduta, ho la valigia fatta, si parte alle 4 del pomeriggio, ho proprio impostato i voli, li ho decisi in modo che potessi comunque fare le live, ho avuto dei problemi purtroppo a livello tecnico, sti ciuffi maledetti, non li posso guardare, però a parte quello sono riuscita a far coincidere tutto, e grazie Aratons che fai 2 anni, yeah, sei finalmente dovo, sei dovo, grazie mille, grazie. Ragazzi, come state? C'è tanta tanta pioggia, scusatemi che non avendo 3 schermi faccio altalena fra resub e chat, quindi torno adesso in chat e vi leggo un po' col mio teino, perché come al solito torno dalle fiere Avona, brava Roby. Hello sweeties, ciaone, ma stasera Layton 10 sarà? Purtroppo no, perché... dobbiamo lasciare la camera a un certo orario. Un certo orario vuol dire che ci avevano chiesto alle 10 e io ho implorato la signorina Thu, perché si chiama THU, di lasciarci la casa. Almeno fino alle 12, così io potevo fare la live, Atrix poteva fare la live, Gatto poteva fare la live, e tutti potevamo fare la live in santa pace e poi prendere l'aereo e partire per l'America. Dovo, povo. L'unica nota positiva di questo periodo è l'attivazione della fibra. Dai, schiaffa. Non preoccuparti dell'Italia, sono sceso un po' di divinità a farci un cazziatone, ma se ne stanno andando molto lentamente. Chi di voi ha fatto il cattivo? Chi è che ha fatto incazzare tutti? Vado via io e mi lasciate l'Italia che è un macello. Ciao, ciao a tutti, ciao, 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 ciao. La signorina tu, ma non io, tu. Pioggia, vento, delirio, un po' di maltempo, brutto, 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 ne? Mi spiace ragazzi, qua invece c'è un... tempo bellino, cioè diciamo che io non faccio così perché se no fa schifo, vorrei la luce un po' più smooth, quindi metto queste tende davanti al mio viso, così la poca luce che c'è almeno arriva un po' blurrata,
Puoi consigliare una tavoletta grafica per disegnare su AutoCAD? Ti consiglio la Wacom Cintiq. No, che Wacom Cintiq, ciaone. Ti consiglio la Wacom Pen and Touch. Per AutoCAD non credo ti serva lo schermo, quindi vai sul sicuro. Una fascia di prezzo fra i 70 e i 100 euro va benissimo. È un piccolo investimento, ma ti cambia la vita davvero. Il maltempo è colpa di Moro. Lasciatemi giustificare, perché molti di voi sono arrivati anche dalla live dalla storia di Moro. Sono arrivati da Karim, che ringrazio tantissimo perché mi ha taggato su Instagram. Se volete vedere un piccolissimo spoiler di qualcosa che forse potrebbe piacervi molto, andate su Instagram, anche soltanto nelle mie storie, anche soltanto per vedere Esprit che spunta un attimino prima della live, là dietro. Adesso non c'è più, lo potete vedere soltanto se andate nelle storie. Sul nuovo sub potrei capire che vantaggi ho. Assolutamente sì, Vimos. Benvenuto, intanto, grazie mille. Come vedi, il mio moderatore ha già spammato un mubot che ti manda un link. Praticamente tu che sei sub hai una sezione tutta tua sul mio sito web. Ogni mese, a parte, vabbè, gli ultimi due sono stati un po' un casino, però mi sono comunque preoccupata di mettere roba, hai dei premi, dei reward, che ogni volta sono diversi. Per esempio, 2 mesi fa avevo annunciato che avrei messo un disegno super esclusivo, cioè nessuno ha... Che paura, non t'ho veramente sentito stavolta. Sei deficiente, gatto! Che paura! Che paura! Dai, non dici neanche nulla! Sono arrivate tardi le emoticon, non me ne ero accorta! Che paura! Me lo clippate, per favore, non... Vi giuro, stavo guardando i giochi da tavolo, non ho la visione periferica con sti capelli. Aspettavo tutto il momento. Bastardi! Bastardi! Esprit, intanto Esprit mi chiama come mia nonna Roberta. Esprit, com'è? Atena! Atena 18 mesi, ho quasi tanti mesi quanti anni di vita. Curioso, quasi però, sei quasi maggiorenne. Grazie mille Atena, grazie. Gatto di me, stai nel cane di me. Ah, che male, sono andata a un calcio fortissimo. Guarda, guarda che belli i gatti che lurcano. Ciao Pablo. Colpa nostra, è colpa. Guarda che spunta guarda, da qualche parte. Esprit. Ciao, chi mi saluti, Esprit e gatto. Ma quindi quel pirata di gatto lo si è tatuato come le persone grandi? Sì, a quanto pare hanno un tatuaggio adesso. Chiudendo con i vantaggi, sta tutto là. Puoi avere la password per giocare con me a certi giochi, quindi quando chiedo la password puoi andare a controllare lì senza che la sto a dire ogni volta. Puoi avere 2 immagini spoiler del mio nuovo disegno. Puoi avere dei disegni che hai praticamente solo tu, che ti passo in qualità molto alta, a volte anche senza copyright, in modo che tu possa stamparteli per i fatti tuoi. E a questo giro ho messo un po' di materiale che mi era stato chiesto per la 24 ore, perché ho praticamente spolpato il gioco Doki Doki e ho lasciato lì dentro un po' di spiegazioni, un po' di cose carine, e solo questo mese una lettera personale, perché ero reduce da un brutto periodo e una bellissima 24 ore, e quindi solo per i sub c'è una bella lettera, una bellissima lettera, secondo me molto personale, molto bella, nel senso che mi ha fatto bene, non nel senso che mi autogiudico un poeta contemporaneo, però secondo me ho avuto giudizi positivi. Giudizi positivi. Evviva Roby, quindi sono in Italia, io resub per festeggiare, ti faccio la cacca nel giardino. Benny, ma così. Benny, io ho una foto per te. Voi siete qua perché oggi disegniamo le emoticon e fra pochissimo iniziamo a disegnarla, perché sennò come al solito mi perdo in chiacchiere. E anche grazie a Grescia che fai 6 mesi, quindi la vetta si schiude, c'è un build completo. Comunque sì, se avete visto la storia di Karim c'è uno spoiler molto bello, e quando sarò ad Anai magari vi farò una live super spiegazione di come è stata fatta la cosa, che vedrete oggi alle 21, quindi guardate il nuovo video di Karim perché c'è una cosa molto figa di cui vado molto fiera e che vorrei tantissimo spiegarvi come ho fatto. Che brutta sta voce, non mi piace. Se avete guardato le storie di Moro invece, ahimè, sì, mi ero scordata dell'ora legale e quindi stamattina alle da voi 15:30 dai. Prendo mannaie, iniziano a scrivere, qua sono le 4, qua è questo orario, queste cose. E quindi inizio a chiedermi, ma scusami, domenica entrava, allora ok, ma qua in America no, qua in America forse è fra una settimana, non so come funzionano queste cose. Per poi rendermi conto che mi ero svegliata praticamente alle 6 del mattino, per niente, potevo dormire un'altra ora, primo. E secondo, sono stata 1 ora e mezza a far nulla, ero lì pronta e poi...
messa a modificare foto, non ho manco fatto in tempo a metterla perché mi ero messa letteralmente a cazzeggiare. Che cazzo vuoi, Aspi? Manco tu lo sapevi dell'ora legale. Dai, non è vero. Quanto dura? Fino alle... da voi 6:30 più o meno. E poi vado a invadere la live di qualcuno. E voi dovete essere molto pronti, perché io non vi dirò che live vado a invadere. Però lo faccio. Me l'ero persa sta cosa del sito. Ops, sorry. Come, sono 24 mesi che non prendi premi dal sito. No, in realtà il sito c'è da marzo di quest'anno. Però, corri! La prossima sub la faccio da almeno 3 mesi. Sarà ancora disponibile. Ogni volta sono contenuti diversi. Non ti posso assicurare che fra 3 mesi, non lo so manco io cosa ci sarà fra 3 mesi, per quello. Me l'ho persa proprio questa cosa del sito. Sì, periodo in cui Grey's Anatomy va all'1 anziché alle 2. In ogni caso la questione dell'ora legale chissà perché non mi meraviglia. Siete proprio degli antipatici, non parlate male di me. Dai, non lo fate. Ma mi metto anche una compilation jazz. Comunque, cosa faremo oggi? Vi narro un pochino, ho tanta voglia di disegnare e ho tanta voglia di farvi vedere la mia nuovissima tavoletta grafica perché effettivamente non l'ho ancora mostrata a nessuno. È qua, nuovissima, e non zecca l'hanno vista soltanto presenti in casa. E con questa tavoletta grafica collegata potrò effettivamente disegnare mentre faccio la live, esattamente come faccio a casa, il che è molto figo, mi piace un sacco e vorrei fare praticamente gli schizzi o addirittura terminare quella che sarebbe la nuovissima emote del canale, che è ovviamente Cheeky Blind. Noi abbiamo 2 slot, io sono ancora indecisa su un'altra slot perché non ho assolutamente idee su quello che devo fare della mia vita. Quindi vediamo. Ciao Robby, com'è in America? Qui in Brianza sta venendo giù di tutto, che tra un po' per uscire serve la barca. Ma avete sentito, ragazzi? Che in Italia ci sono tipo le divinità incazzate nere? Stanno tutti bene da voi? Porca troia, io non ho chiesto ai miei, però... Mi pareva di aver capito che era solo in Veneto, ma anche in Brianza, a quanto pare. Cichibe mostra tavolette. Robby, perché ha vinto la gara su Showdown durante 24 ore, poi così le farei in live o no? Penso proprio di sì, sono ottimi contenuti per live. Semplicemente per fare quelle mi serve un asset che non sia temporaneo. Come vedi, i contenuti di questa settimana potrebbero anche essere le poche fusioni in realtà, però mi spiacerebbe perché sono in mezzo a delle persone, non ho così tanta concentrazione, poi la gente mi sente anche parlare, quindi non... A parte che anche a casa mi sente parlare perché non ho una porta. Però... sì, grazie, volentieri. Ah, lo state ordinando. Se prendo non fat mocha mi insulti? Grazie, grazie mille, molto gentile. Smolle, sì. Grazie mille. Minchia? Che cazzo di caffè è? Porca troia. Putin Arston, io sono a Milano e sembra ci sia il di Universale. Ragazzi, mettetevi in salvo, mi raccomando, state in salvo. Io non so cosa si fa durante la pioggia, di solito mi cago addosso se ci sono i fulmini. Quindi non so cosa fate voi. Cichibe porta. No, è praticamente tutto il nord, poi il resto non so bene. A sud caldo, ma tanto vento. Perfetto, allora tornerò io e porterò il Cichibe San. Comunque. Ehi! Sprit! Cretino, sei qua dietro, che cazzo fa? È letteralmente dietro al divano, ragazzi, io non so perché. Come? Mi fate una gif anche se riuscite, di Esprit. Non ti sento molto bene, dimmi. Queste cuffie mi impediscono di vivere. Sì, io ci sento in realtà. Non ti vedono, la cosa che è lì, com'è? Non t'appoggiare! Quella è una fascetta. Salutiamo Esprit. Intanto abbiamo una resub. L'ho letta la resub. Manca un'oretta. In un'oretta potrei farcela. Grazie mille Esprit che fai 25 mesi. Grazie Esprit. E grazie mille a Michele che fa... no, si è appena abbonato Michele. Grazie Michele. Perché tocchi gli resub? Ha fatto 25. Ha fatto 25 mesi. Togli resub. Oh, il mio telefono. Cosa fai, la gazzaladra? Cosa cazzo prendi i miei telefoni? È uno tuo. Più nuovo del mio, tra l'altro. Pensa. Pensa. Stai zitto, Esprit, vattene via. C'è anche Esprit. Oggi invaderò la sua live perché lui ha pensato bene di farsi un canale tutto suo. Bravo, Esprit.
No? Bravo, Esprit! Facciamo tutti il tifo per il canale Esprit. Ah, voglio il 30% per il nome. La Pabla Ladra. Ah no, Esprit! Ti devi chiamare Pablo su Twitch. Ti chiami Pablo? L'America ha deciso, vuoi streamare in inglese? Devi chiamarti Pablo, ragazzi. Io e Esprit abbiamo scoperto che siamo bravissimi a parlare inglese. Davvero, cioè, è una roba... Sbagliamo ovviamente qualche termine, ma in questi 2 giorni di full immersion abbiamo fatto... Sto ciuffo di merda. Tu sei una merda. Dimmi, Esprit. T'appoggiare troppo che c'ho mal di schiena. Scusami che ci ho dormito malissimo. Ora il 30% non mi sembra il caso, meglio il 70%. Ciao Teo, non ho ancora smesso di piovere, sono già a Pesaro Urbino. Ah sì, ora in Italia è tornata la monarchia, e ora il re d'Italia è Hideo Kojima. Che ha fatto Hideo Kojima? Ha finito Death Stranding? Ha toccato? Ha toccato? Quel gioco ha cambiato l'Italia? Oh sì, devo bere adesso. Ma si sente meglio se allontana il microfono, davvero? No, aspetta, no, non mi distrarre, devo fare la live. Che devo anche disegnare, ma adesso la faccio. Aspetta un attimo che vediamo in scena 2. Va bene, Esprit. Fa pipipi, Esprit. Pipipi. Pipipi, Esprit. Eccomi. E, e grazie manche, ma non per se, manche a Lydia. Ah, che fa la sub nuova. Grazie, grazie mille. Ragazzi, direi di iniziare a disegnare, perché se no qua non ci muoviamo più. E non disegno mai più. Così mi metto a fare anche qualcosa. Come cazzo è possibile che si è spostata qua la cosa? Torna subito qui. Oh. Facciamo così. Scusatemi, Facciamo... Ma guarda te. Guarda te che quadratino che c'è qua. Ok. Devo fare così. Transizione. E probabilmente mi devo mettere così. Perché una webcam un po' delle palle, ragazzi. Cioè, non è anche un po' delle palle. Non è la mia. Non si adatta ai frame e alle cose della cosa. Quindi è quadrata e ho dovuto tagliarla. C'è un'altra sub nuova. Quante sub nuove oggi? Che gentili, grazie mille. Giulezen, appena fatto la sub, grazie mille. E anche Mattia, appena fatto la sub. Grazie ragazzi, grazie davvero. Che cosa succede? Sono molto colpita da questa. Non capito spesso. Grazie, grazie mille. Vicino il mic. Il mic. L'avesse finito, di cosa stai parlando? Quanta mi inquieta questa tazza comunque, Giobbè. Perché mai? È una tazza rossa? Cosa fa? Voleva anche il mese scorso, ma non riuscivo mai a ricordarmi. Carino, grazie mille. Allora, dopo che vi ho messo giù delle premesse, no? Vediamo un attimo come devo stare in webcam perché mi si veda centrato. Ok, devo rimanere qua ferma. Che palle, sono abituata a 3 schermi io. Non uno, non 2, 3. E quindi non riesco mai a vedermi giusta. Voi sentite il casino? Giusto per sapere. Così anche in California mi posso regolare. Presente? Grazie. Sento solo te. Allora, ehi, come state? No, comunque sono molto contenta, ragazzi. Questo TwitchCon è andato da Dio. Cioè, almeno, questo TwitchCon, almeno, è andato da Dio. È stato il mio primo, è stato bellissimo. Ora, scusatemi, ma metto il Cicchi Begasm qui, semplicemente per tenermi un paio di proporzioni giuste. È stato veramente bellissimo. Io davvero non vedo l'ora di iniziare da qualche parte per raccontarvi, ma è stato veramente pazzesco, incredibile. Io non mi sono mai divertita tanto. E abbiamo scoperto, dicevo prima, che io e Esprit siamo veramente skillati a parlare inglese. Infatti ci saranno un po' di novità nel canale, fra cui forse una live settimanale o mensile in cui vorrei provare a parlare solo in inglese, ma vi spiegherò più avanti perché. Non una, non due, ma tarae. No, non si sente, meno male. Il casino non si sente affatto, Chicky Bengs. Sono molto contenta. Figo sì, figo. Chicky Benglish. Sì, infatti la prossima volta quando dovrebbe essere. Mi sa che arriverà veramente il Chicky Benglish se mi metto veramente a parlare inglese una volta a settimana in un modo molto... Non credo che sia ridicolo perché tutti riuscivano a capirmi e io riuscivo a capire loro. Non penso che l'abbiano fatto per cortesia il capirmi, tipo, fai schifo, sembri veramente una stronza. Hola. Non mi hanno detto hola, stranamente non mi hanno scambiato troppo spesso per una spagnola, è stato molto bello.
Hai bevuto anche tu l'energy drink blu che sa di merda? Assolutamente no, ma perché di base non impazzisco per il Gatorade, quindi questo sembrava un Gatorade e ho preferito non fare troppo pipipì in giro con le cose alimentari. L'alimentazione è un'altra di quelle cose di cui vorrei parlare, perché una settimana mi accorgo che sto mangiando veramente di merda. Ma perché non c'è il tempo materiale di prepararsi da mangiare? Siamo sempre fuori, siamo sempre rimasti fuori e vediamo se cambierà qualcosa la prossima settimana. Per ora non sono fiera di me, ragazzi. Non sono fiera di me, ho allentato la corda e non mi sto muovendo perché qui Uber è fantastico. È veramente bello Uber qua. No, ho sbagliato. Ho fatto degli errori. Ho fatto degli errori. Quale cazzo era il cancello? Questo è il maiuscolo, questo è Alt, Ctrl, spazio, menu radiale. Vuoi dirmi che le impostazioni qua della Wacom non sono le solite? Bene, dai, meno male che solo un emoticon l'ho scoperto adesso. Allora facciamo tutto con un po' più di calma. Di solito i tasti preimpostati. Carne secca. Espo! Sono già 8 mesi. Passa un po' troppo veloce questo tempo. Che dice? Lo rallentiamo? Oh, grazie! Che mi fa molto piacere che a voi piaccia stare in mia compagnia. Siete anche tantissimi oggi, ragazzi. Io vi ringrazio davvero perché vedo che le persone un po' aumentano e sono davvero molto felice di questo. Anche perché sto disegnando senza musica. Sentite solo la mia voce un po' rauca. Quindi, chill jazz, per favore. Adesso. Chill jazz. Click. Dal vivo ora. Queste playlist su piano, piano, piano. Piano. Vediamo come sono i livelli su OBS invece. Così, ok. Dovrebbe essere perfetto l'audio così. Molto da. Ehi, benvenuti, sono Benedetta Parodi e oggi vi insegno a fare un emoticon. Mai abbastanza. Oh. Purtroppo devo lasciarla dei creeper. È stato un piacere. Forse l'unico. No, neanche. Gli unici problemi che avremo di nuovo di live saranno probabilmente martedì, cioè domani, ma perché faccio una live da voi notturna, perché vorrei farvi vedere Disneyland. Ora, devo ancora capire bene quando è la parata e tutto quanto. Vi chiedo scusa se passo da un argomento all'altro, Non mi sono preparata niente, il mega recapone lo farò appena tornata. Di solito quando faccio queste live vi dico un po' quello che mi viene in mente. E se avete delle domande sentitevi libere di chiedere, se no vado proprio a mano libera. Bella la tua cugina. Benedetta Cichi Parodi. Beh, sei anche partita in anticipo, così la gente è arrivata con calma. Prego, prego, sedetevi, lasciatemi i cappotti, ragazzi, che fuori diluvia, a quanto pare c'è Nettuno che fa. Oh! E voi, scusa, scusa. Disney World, Disneyland a Parigi, è vero. Comunque la voce di oggi tende leggermente all'ASMR, mi piace. Ah, allora mi avvicino e metto il microfono qua. No, scherzo. Hai mai pensato di fare un fumetto? No, perché mi stufo troppo. Io il mio disegno quando inizio lo voglio vedere finito. Preferisco tavole, invece che fumetti e una storia. Caozzo, 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 caozzo. Bannate Yusa, ma va là. Ci ho premesso 2 uova. Ma non lo fare mai più, che cacchio. Bravi. Vi dicevo, non so che ora sarà la live di domani, però tutte le altre le tengo giuste la mattina. Perché? Perché vi dico questo. Saremo leggermente di meno, come sapete, perché ci sarà Gatto che andrà via e lascerà il posto, diciamo, a. No, non lascerà il posto a un cazzo di nessuno. Gatto va via, Viking Simone torna a casa, quindi resteremo soltanto in 5. E di questi 5. Oh mio Dio, posso farlo con il dito, che bello! E di questi 5 praticamente saremo in una casa da 7 persone. Perché ovviamente abbiamo prima scelto di abitare in una casa da 7 per poi lasciare che 2 se ne andassero via. È stato un po' sconveniente, abbiamo diviso in egual modo il prezzo della casa in modo che chi restasse lì soltanto 2 notti pagasse solo 2 notti, ahimè, però vabbè, insomma, è una bella casa ed è letteralmente dietro Disneyland, quindi io credo che ne sia valsa la pena. Tutti i soldi che sto spendendo adesso non li ho mai spesi in vita mia perché non è un viaggio che non so davvero quando rifarò, quindi sono molto contenta di questo. E vi volevo dire appunto che la live di domani sarà l'unica che forse non avrà il suo orario normale, semplicemente perché noi ci sveglieremo molto presto per andare a Disneyland, quindi la live che farò probabilmente sarà dalla casa e noi che andiamo a Disneyland.
Però devo ammettere che non mi fanno impazzire queste live dove io vado in posti, cioè nel senso, preferirei avere un IRL pack, cioè li hanno veramente spammati tantissimo durante il Twitch con queste cose, però preferirei avere uno di quegli zainetti per andare in giro per fare queste cose, perché col telefono è veramente difficile, non riesco neanche a leggere bene la chat. No, lei è un po' più giù la linea dei capelli. E quindi preferirei farvi vedere dentro Disneyland, ma noi saremo dentro Disneyland a fare robe interessanti quando da voi sarà notte. Quindi se siete interessati, io vorrei capire l'orario della parata di Disneyland, che è a tema Halloween, e vi vorrei consigliare caldamente di guardarvelo in past o di vedervela live, perché io non riprenderò me, cioè riprenderò me la mia faccia con le lacrime, ma vorrei riprendere soprattutto la parata, tutta quanta, dall'inizio alla fine, che dura tipo un'ora. E sarebbe una live perfetta, perché io dovrò fare queste cose, come quando a Mirabilandia ho ripreso la cosa delle Hot Wheels, è stato molto divertente. Hi Hero Joe, hi! I improved my English this weekend, so I can speak more better. Però ho paurissima della gente che mi sente in inglese, quindi. Eh no, è Disneyland, è Disney World. Come ti vedi fra 10 anni lavorativamente parlando? A Disneyland? No, veramente, non lo so, non ho un'idea. 10 anni fa manco sapevo che ci fosse Twitch, quindi è veramente assurdo, la vita non la sai, non la puoi sapere, chissà cosa c'è. Quindi l'importante è l'atteggiamento positivo, perché le cose arrivano e sono tantissime le cose che arrivano sempre, ogni giorno, sempre nuove. Tu non lo puoi sapere. Chi sapeva di Twitch? Chi sapeva del Twitch con che sarebbe andato in America a fare questa roba? Ma chi? I'm fine, thank you. As you can hear, I lost part of my voice, but I know it was going to happen, because every time I go to a convention, and there's loud music and a lot of people and a crowd who scream every single day, I know that I will going to lose my voice. I know. But I will recover. I just need 3 or 4 days. You deserve it, Jobby, visto che American anche io. Amello. Au, amello. Che io ho spammato questo quando ero in America. Florence Hand. Vedi, se lo sentite, ogni tanto Esper mi chiama come mia nonna. A caso, però. A casissimo. Inciampa, Roberto. Schiacci un piccolo pulsante dietro la schiena, tiri un piccolo filo e dici: Roberto, Roberto, Esprit, Roberto, Esprit. You deserve it, Giobbi. Quindi dicevo, moderatori, non vi preoccupate assolutamente, perché non credo che sarà una di quelle live in cui cioè, se volete parlare, chiacchierare, insomma, a me fa moltissimo piacere, come al solito, ma sarà soprattutto una live in cui io vi lascerò guardare quello che vedo io. E al massimo mi sentirete fare: ah, mia dea! Le zucche! Sarò tipo: wow! Disneyland, grazie di esistere! Però a parte quello, boh, devo ancora capire l'orario. Appena capisco l'orario, lo sento oggi e ve lo dico. Appena capisco l'orario, ve lo dico, vi dico anche a che ora è in Italia, e a quel punto potrete decidere se guardarla in diretta oppure no. Per il resto, mercoledì, giovedì e venerdì, e punto di domanda sabato, punto di domanda domenica, ci sarà la live, e soprattutto vorrei portarvi con me dentro al BlizzCon. Sempre in ora un po' più tarda rispetto al normale, perché quando entro al BlizzCon saranno tipo le 9, le 10 da me, quindi da voi saranno le 18, le 19. Non lo so ancora, quindi vedremo anche quell'orario. Per il resto, le live che farò da casa, tipo giocare un po', disegnare soprattutto, io vorrei soprattutto disegnare durante queste live, saranno abbastanza normali, perché avrò una casa, avrò una sedia, avrò una luce, un microfono e tutto quanto, quindi tutto bene, tutto a posto. Il mio computer funziona, quindi Gatto può tornare in America con il suo e siamo tutti contenti. Non credo che la tua reazione sarà le zucche, dirò: wow, Jack Skeleton! Un topolino che è uno scheletro! Guarda Pluto che è morto! No, vabbè, poverino. Non volevo Pluto, scusami, non volevo. Ah, le zucche, tia! Sky shot, tia! Fai l'allert su Telegram da parte di. Assolutamente sì. E sapete che altro allert su Telegram voglio fare? Allora,
voglio farvi vedere uno spoiler qua e adesso, perché se no me lo scordo. Quindi vi voglio far solo vedere una foto che ho intenzione di modificare e poi l'altra la mando su Telegram. Dov'è? Tutte le foto. Eccola qua. Allora, vediamo se si vede, sì. Io vi dico solo questo. Aspetta. Io vi faccio vedere solo questo. Museo delle Motte, ci sono io dentro il Sabaping. A voi le conclusioni, ragazzi, vi lascio a voi le conclusioni. Lasciatemi mettere l'altra foto su Telegram, che quella è molto grassa, è molto cicciona come foto. Sì, esatto, Pierpollo, esatto. Avete già capito. Non potevo non farmi la foto lì e dire: ehi, voglio il mio cartonato lì. C'è Ciki Metalfine, non c'è, va bene. Che cazzo? Che è successo? Si può fare con il Ciki Metalfine, ma ovvio che sì. Che bello. Date su Telegram. Date su Telegram adesso che vi metto una cosa molto fica. Parte Esprit che dice com'è. Allora, preferite uno spoiler di quello che ho mangiato o preferite uno spoiler delle cose che ho comprato e che ho trovato in America, che mi pare di non aver mai visto in Italia? Mi pare. Beh, poi non sono nessuno sicuro, eh. Comprato, tutte e due che ormai siamo sulla stessa barca, Jobby. Ma non dire barca finché non finisce sto diluvio, che... Porca vacca. Allora, come volevo fare la mia emoticon? Più che altro era tipo... Era molto girata da un lato. Era tipo come l'aveva fatta Ember. Infatti i crediti vanno a lui in realtà. Era tipo un po' così, con la manina, con la lanternina era. Tipo una roba del genere, perché sono persa. Però facciamo che questa cosa la taglio e la incollo su un altro livello, così me ne modifico come voglio. Ragazzi, scusate per la voce, davvero. Comprato? Aspetta su Telegram. Allora, comprato, dai. Tanto poi ve li farò vedere. Purtroppo senza scatola, perché sennò non ci stanno. Io le funco, le pumpo foche le tolgo dalla scatola, però... Sì, ho trovato queste cose e ho bisogno di un'altra teca, ho bisogno di altre mensole, ragazzi, perché io impazzisco. In America ho comprato di tutto, ho comprato veramente di tutto. Guardate che cazzo ho trovato, cioè non ci posso... Io le guardo, le ho già messe in valigia, non le ho neanche volute toccare perché volevo che rimanessero nuove per quando le avrei portate in Italia. Però guardate che cazzo ho trovato, cioè io impazzisco. Se vi dico quanto sono costate, non ci credete. Le pumpofoche, sì, ormai le abbiamo chiamate così. Quante, lo so! Ma sapete perché? Adesso vi dico dove siamo stati. Nel caso qualcuno non sapesse di cosa sto parlando, ho un canale Telegram dove scrivo solo io. Non c'è gente che magari vi dà fastidio se spamma o non volete stare in gruppo. C'è un canale dove scrivo solo io e vi arrivano le foto direttamente, come se io stessi parlando con voi. Se volete, potete accedervi. Semplicemente accettate e parlo solo io, davvero. $40 tutto? Sì. Kratos, hai azzeccato. Cioè... Non ho idea di come tu abbia fatto, però sì. How much? Praticamente c'era questa promozione che con $11.99 prendevi una Funko. Dopo che ne avevi prese 3, la quarta era gratis. E oltre che aver preso una maglietta di Cuphead per $2.99, ed è bellissima perché c'è Wallop e io, lo sapete che sono veramente boh, Cuphead della mia vita, tipo. Ho preso queste Funko, quindi ne ho prese tutte e tre, che sono praticamente i scagnozzi di Alice, di Bendy. Io non ho ancora giocato il quinto, ragazzi. Se spoilerate, vi giuro, non vi parlo mai più, ma sto aspettando di farmi la mia serata horror barra Halloween per un po' in ritardo a casa, perché devo giocarmi Bendy. E io sto pensando di farmi la serata Bendy dove lo gioco dall'inizio alla fine, però non mi spoilerò il quinto. Ma mi gioco i primi 4 prima di venire da voi, così almeno mi ricordo subito dove sono le cose e andiamo un po' veloce, perché noi sappiamo che il 3 un po' cacare come gioco. Farò tutta una nottata di Bendy, già segnatevelo perché sì, ne ho bisogno. E ci sono i 3 scagnozzi, ho preso Perla, finalmente l'ho trovata, quindi ho preso i 3 scagnozzi e la quarta era gratis. Non ho potuto non prendere il Pinocchio di Jimmy the Great, di Cuphead. Io, ragazzi, non li ho mai visti in giro. Ho visto Cuphead, ho visto Mugman, ho visto Satana, ho visto King Dice, però non ho mai visto
il Pinocchietto di Jimmy the Great, che è praticamente Cuphead versione Pinocchio, ed è identico. Cioè, non hanno messo gli occhietti da Funko, probabilmente sì, perché è quello. Però è proprio così fatto il pupazzetto di Pinocchio, di Cap. Come si chiama? C'era il nome sulla scatola. Questa cosa ha un nome, io non lo sapevo. E gli spoileratori non torneranno più. Grazie, grazie mille. Si chiama Cuphead, perché Puppet e Cuphead. Cuphead è geniale, non lo sapevo sta cosa. È stato facile ed economo, non ne costa in media 15 euro, togli il 23% di IVA, ho pensato che 5 dollari l'uno era realistico, ho aggiunto 10 dollari. Kratos, mi leggi il futuro, per piacere? Le pop di Bloodborne no. E questa cosa non me la spiego, neanche di Dark Souls, probabilmente la From Software non l'ha dato abbastanza permessi. Bendy 5 dovrebbe essere la conclusione, sì. E l'unico spoiler che ho avuto, che non è proprio uno spoiler tipo va a finire così, ma è uno spoiler feedback, è un riscontro positivo. È un finale che va spiegato e va capito. Questo è quello che so io, che sono spoiler che a me vanno benissimo, nel senso non mi condiziono le aspettative. Però se avessi saputo che sarebbe stata una cosa tipo un flop pazzesco, l'avrei giocato dicendo, vedi, ho fatto la cazzata. Cioè non condizionato, magari mi sarebbe piaciuto, però sapevo che il fatto che non fosse piaciuto al pubblico era dovuto al fatto che si era messo a fare i giocattoli e le t-shirt e i cappellini e porca puttana c'è solo roba di Bendy che io approvo tantissimo, ma l'avrei preferita a gioco finito. Avrebbe dimostrato che c'è stato un po' più di impegno nello sviluppare il gioco piuttosto che sviluppare gadget e altro, perché hanno ritardato parecchio. Vedi? Roberta? È come le Drag Queen, Miss Benji! Però questa cosa mi sa che la so solo io. Praticamente in RuPaul Drag Race stagione 10 c'è stata questa drag queen che praticamente è stata eliminata subito, poverina, non è colpa sua, però è stata eliminata subito. E quando te ne vai hai un piccolo momento in cui... ho sbagliato. Diciamo che... ok, meglio così. Hai un momento in cui stai uscendo la passerella e puoi dire un'ultima frase e poi va via, tipo vi ho voluto bene, grazie, e poi va via, oppure viva l'America, oppure tanto siete tutti gay, e vai via. Puoi farlo, e magari tutti ridono perché è vero, cioè in realtà non necessariamente, però di solito è vero. Questa qui ha eliminato Sasha Away, brava, arriva via e inizia a fare Miss Benji, che era il suo nome, ed è andata via. E tutti erano tipo... avevo Twitter pieno di Miss Benji. E quindi anche Roberta. Perché ogni tanto, siccome questa roba è stata talmente ridicola, cioè ha fatto ridere, non è che è stata ridicola, però insomma la gente stava e diceva ogni tanto Miss Benji per ridere. Ogni tanto Esprit dice questo. Questa è la storia di quello che mi ricorda Esprit. Ciao, sono nuovo, ciao, it's Fabian, benvenuto. Sono Roberta, Miss Benji. Mi stai dicendo che Pablo è il nome della drag queen di Esprit? Esprit, abbiamo una lore. Se faccio minchia ti faccio la lore, Esprit. Comunque, continuo a ripetere, nel caso siete arrivati adesso, ciao. Domani farò una live da Disneyland, però da voi sarà in orario notturno. Quindi occhio, perché se la faccio alle 8 di mattina ci sono ancora io che mi sto preparando. Esprit. Ciao, man. Com'è? T'ho visto, picchia. Papam, papam. Come stai? Un pavimento di merda? Ah, e dici di più su questo pavimento di merda, Esprit? Sto facendo una cichibe blind. Adesso li faccio così. Eh sì, perché non ci vedo. Perché sono deficiente. Il senso è esattamente quello. Stavolta ci ho azzeccato. Io non ci vedo perché sono deficiente, chiaramente. E quindi... Esprit, raccontaci qua. Dopo vi racconto cosa ho inventato stamattina per disturbare Esprit che stava dormendo. Non mi toccare. Ragazzi! Vattene via, Esprit, vattene, devo sbrigare, vado. Stai via. Okay. Lipon. Agurino. Dammi altro tè. Mi dà.
dentro te, per piacere? Puoi versare dell'acqua... sporca? No! Non che domande! Sporca! Sputaci dentro, che ne so! Allora, Esprit mi ha gentilmente ricordato che ieri è successa una cosa. E io non so come dirla perché ancora rosico. Ragazzi, io sto soffrendo in questo momento. Dovete sapere che per me andare al TwitchCon è stato anche un momento in cui ho incontrato tanta gente che conoscevo. Ho incontrato 3-4 customers, clienti a cui ho fatto l'emoticon, che ci siamo trovati, è stato molto divertente. Fra cui anche Abstract Sweater, che è praticamente la ragazza gentilissima, super carina, a cui ho fatto l'emoticon di maglioni. Questa ragazza vestita da Sailor Moon, con i capelli rossi, con il cagnolino. Insomma, la vedete se ce l'avete sul mio sito. Ma ti sento! Grazie, Esprit, super gentile. Super gentile. Freddo. E quindi niente, ieri c'è stato... Nel frattempo disegno perché se no mi uccidono. Praticamente c'è stato un sacco di gente che volevo vedere, che conoscevo, fra cui un paio di artisti che seguivo, e delle persone che di solito, e questo è il twist, mi vedete ostare sul canale, fra cui il più famoso, perché lo sto quasi sempre lì, Ciu e Melody. Però c'è anche quest'altro ragazzo che sicuramente l'avete visto sul mio canale, lo stato, ed è 88bit music. E praticamente è stato live davanti a noi e io stavo impazzendo, perché io li adoro gli artisti su Twitch, quelli che cantano, quelli che fanno, quello che dicono. E anche Gatto li aveva ostati, si era messo a starli per un po', e io li ho seguiti praticamente tutti perché a me piacciono. Esprit, fammi parlare, ho un discorso, lo inizio o lo finisco? No, non te ne andare, adesso scherzando. Però non mi interrompere, perché sennò davvero già non ho un deficit di attenzione. È finito il tè, non c'è più tè. Più che altro è freddo. Non ho qualcosa da fare. Blow, fa schifo. No, grazie, vedo tranquillo. E questa persona, vabbè, l'abbiamo vista, ho avuto il piacere di incontrarla, anche perché era tipo con noi alla festa, quindi ce lo siamo ritrovati dietro in coda, è stato molto divertente, molto carino. Ciao, ti seguo, big fan. Posso raccontare una cosa da Carob in coda? Sta molto divertente. Cioè? Io, tipo, tranquilli, mezzo di coda. Aspetta, premessa, ero andata a un panel dove c'era lui come host, però se n'è andato perché sono trascinato via dalla folla e tipo ho detto, cacchio, vabbè, peccato, l'ho seguito su Twitter, eccetera, eccetera. Dopo questa, vai, prego. Vedi, è ancora tranquillo, è la mezz'ora in coda, quindi le persone che avevano accanto erano le stesse. E poi mi giro così, vedo lui, vedo il biglietto, Twitch, mi giro, faccio, Robby. Esprit, dimmi, Esprit, cosa c'è? Dimmi, cosa è successo? Questa sono io. Su questa sono io. Facciamo la scena. Esprit, dimmi perché. Gioco di ruolo, Esprit. Ma che cazzo? Ah, non si sente, Esprit. Purtroppo non ho il microfono di Gatto, quindi non ti si sente. Me la racconti in breve. No, dai, Esprit, no, davvero, se no mi distraggo. Vanno bene gli interventi, però se no non riesco a tirare avanti la live, davvero. Se no mi distraggo troppo e non dico un cazzo per un'ora e mezza. La scena è stata questa, ve la riassumo. Stavo cercando di fargli complimenti dal vivo, di incontrarlo, non c'è stato verso perché il panel era sempre molto trascinato via. Fatto sta che andiamo alla festa di Twitch e a un certo punto Esprit si gira e Esprit ha fatto amicizia con tutti. Con Carnage, con tutti gli affiliati di Twitch, tutti. Cioè, hai fatto amicizia, vi siete scambiati, io t'ho visto, aspetta che hai praticamente baciato in testa suo figlio. E a un certo punto si gira e mi fa, Robby, e io, dimmi, mi giro e c'è lui, ed Esprit l'aveva già approcciato, quindi aveva detto, ehi, ti presento una persona, e mi giro e vedo che avevano già fatto amicizia lui, e 8 bit, quello che è host, e quello che è, e quindi tipo, ah, porca puttana, cioè, zero, era dietro di, ma non sapete, tipo, non così, io mi giro ed era dietro di noi, non me ne ero minimamente accorta. È stato molto simpatico, è stato molto carino, abbiamo parlocchiato, comunque è una persona con un sacco di talento, con cui mi piacerebbe un sacco lavorare, a me piace un sacco lavorare con persone di talento. E lo stesso sconosciuto, lei però non è nuovo di qua, mi dica, perché questa sub così adesso all'improvviso, grazie!
Grazie mille, grazie mille. Però mi viene un dubbio, sei mai stato sub? Perché mi pare di sì, però potrei sbagliarmi perché magari una certa ha interrotto. Però io so benissimo chi sei, però non so. Sei sempre stato sub o non sub? Esper, benedici i figli degli streamer tanto così da diventare il papa. Dopodiché nessuno sa più parlare. E a parte questo, questo per dirvi che comunque ho incontrato tante persone, c'è stata una che purtroppo mi è sfuggita. Allora, premessa, ultimo giorno di Twitch, quando eravamo stati a sentire della musica dal vivo al Capacabana, molto divertente, molto figo, e quando... aspetta, come posso fare le braccia? Tipo così? No, ok, così. Elieza! Oh, grazie mille! Grazie della sub! Benvenuti, benvenuti a tutti i nuovi! Non ti ero accorta! Ho paura. Adesso è tipo Five Nights at Freddy's, mi sento le presenze dietro le spalle. Gatto Lurk. Un gatto selvatico. Gatto però non farcela morire. Ma è bella sta cosa, mi fa ridere. Era l'ultimo giorno di Twitch. Stavamo tornando dal Capacabana, che era praticamente una zona Capacabana, geniale il nome. Era una piccola zona dove facevano musica dal vivo. Fatto sta che torniamo e c'è praticamente questo spettacolo finale di Twitch. Voi non vi preoccupate, oggi sentirete degli spezzoni. Quando torno dall'Italia sentirete tutto il recapone, durerà 3 ore. 3 ore, dove farò vedere ogni singolo gadget, ogni singolo probabilmente video se vi interessa. Quindi non preoccupatevi se creo confusione. Arriviamo al teatro e praticamente sappiamo che noi alle... 5 dobbiamo essere, vogliamo essere lì tipo quasi in prima fila, perché c'è lo spettacolo di chiusura del Twitch, quindi si fa un riassunto, si fa il cosa è andato bene, cosa ci sarà quest'anno. C'è il creatore di Twitch che va lì, ci dice grazie mille, un nometto troppo simpatico. Contate che il primo giorno era passato a dare il 5 a tutti quanti, tipo grazie di essere venuto al Twitch con tutti, tipo ma tu hai creato il Twitch, ma che cazzo, da lì a dare, sì bravo bravo, tu e anche tu e tutti bravi, opera. Arrivo e c'è praticamente una cosa fighissima, fighissima, che io non sapevo ci fosse, che è praticamente un gioco di ruolo dal vivo dove c'è il master e 5 personaggi in costume che ruolano come se fosse teatro improvvisazione, ma con il master lì. Ed è stato, cioè era geniale, io ho capito subito che era quello perché appena entrata e mi sono mangiata le mani di non essere stata lì tutto il tempo, tutto il tempo. Allora mi siedo perché comunque... da lì a poco sarebbe iniziata la conferenza, volevo tenere i posti anche per gatto. Mi siedo e inizio a guardarli, no? E uno di loro era Nate. E arrivo! E mangio dopo! Mamma mia! Oh, che carino, grazie mille. Sei molto gentile, low fat, grazie. Che schifo, il caffè americano, che schifo. È buonissimo, che culo. Grazie mille, gatto. E uno di questi era Nate. Per chi non sapesse di chi sto parlando, era il Nate che mi sentite mettere ogni cazzo di giorno quando metto le cover dei videogiochi. Nate wants to battle. E ero lì tipo, non è possibile, cazzo, è lì. È lì e non lo posso incontrare perché è sul palco e dopo il palco c'è lo spettacolo, lui chissà dove cazzo va a finire. Ragazzi, mi sono mangiata le mani, che non avete idea, non avete idea. Io sono troppo triste che non ho fermato una delle persone a livello artistico che più stimo, e voi lo sapete, ce ne sono tante. Però Nate è in cima di cover artist, insieme a Will di A Games, insieme a Living Tombstone. C'è lui ed era lì. E io stavo impazzendo, ero tipo cazzo. Cazzo. Stiamo finendo questa storia, però sono curiosa. E la storia è questa, che non l'ho mai più fermata. È una storia molto triste, purtroppo.
Ciao Rikishimaru, com'è? Ma sembra 2B così, però. Come? E sono triste. Però vabbè. Spero di ribeccare. Cioè, spero di rifare una roba del genere, in realtà. Perché comunque vedere queste cose. Eravamo tutti un po' allo sbaraglio. Non avevamo un piano per fare i panel. Non avevamo ben idea di come funzionassero le situazioni. Come fossero gli speaker. Cose così. Per me era tutto un po' nuovo. Ho tastato il terreno. L'abbiamo tastato da Dio. Cioè, proprio. Bravissima. Tastare noi. Guarda come tastano gli italiani. Mai nessuno. Quindi in realtà. È andata anche abbastanza bene. Mi sono pentita di qualche cosa che non ho fatto. No, in realtà ho fatto tutto quanto. Non è stato veramente molto, molto divertente. Così oscuro gattone, avete spaccato la grande, spero di rivedervi. Ah, tipo senza man. Sono molto felice che vi sia piaciuto. E quando vi ho detto che c'era un gioco dove aspettava spaccato, era esattamente quello. Non potevo spoilerarvi. Non potevo assolutamente spoilervi che gioco fosse, perché se io vi avessi detto che avremmo giocato a Sì Oscuro Signore, voi sareste impazziti prima del tempo. E non era il caso, perché doveva essere una roba fatta bene, ragionata. Il video è stupendo, Gatto è bravissimo a montare video. Nel caso vi usate questo, ragazzi, guardatevelo, davvero guardatevi il video. Perché ci siamo noi che improvvisiamo, praticamente facciamo quello che almeno a me riesce meglio, fare la paraculo. Cioè, ho fatto un errore e non ho fatto questa cosa. Mi giustifico. Questo è il senso delle cose, di come funziona questo gioco. E siamo incredibilmente bravi. Noi, che ci crediate o no, non abbiamo mai giocato a questa cosa insieme. Abbiamo improvvisato un po' su Pathfinder, ma non è mai stata una cosa tipo, ok, o mi invento in fretta o ne va della giocata o succede qualcosa. È sempre stato molto ragionato, eccetera eccetera. Qui invece c'è il ragazzo che era praticamente un dittatore ed è in realtà stato bravissimo, perché era esattamente quello che doveva fare, metterci fretta, continuare ad accusare. È stato bravissimo, in realtà sono stati tutti bravi. Io non lo so come sono andata, tutti mi hanno detto che Marco andava a donne, Esprit era quello che si giustificava meglio, io ero paraculo. Ora era fattissimo. Sì, l'uscita di Marco è tipo, c'è la tempesta e mi si è spenta la torcia. Come fai se ti si è spenta la torcia? Perché era giorno. No, c'era la tempesta e poi pioveva. E poi pioveva. E quindi si è spenta la torcia. Silenzio, dimmi di più, Robby. È praticamente una carta in cui puoi spostare l'attenzione da un'altra parte. Ha fatto straridere. Vi giuro, è troppo bello quel video. E io mi sono divertita tantissimo, tantissimo. Fa morire. Deficienti, tutti. Ah. E siamo stati molto bravi. Devo essere sincera, ci siamo piaciuti. Siamo stati molto bravi. Effettivamente la tua tattica va riciclata sempre. Ah, non lo so, io non volevo chiedere. Lei aveva un elmo in testa, appunto. Io non so neanche com'è nata sta storia dell'elmo, perché io avevo delle carte di merda, ragazzi. Avevo tipo la piramide del destino. Avevo le padelle di Skrugenhoff. E robe tipo, ma io che cazzo mi invento? Ma io cosa dico? Che c'avevo le padelle? E quindi non boh. E quindi continuavo a pescare pregando che uscisse qualcosa. E mi sono attaccata alla storia dell'elmo perché non avevo niente. Erano troppo brutte quelle carte. Tutti che avevano il mare e il dio del mare. Sono due cose che le metti insieme e ti fanno una paragolata perfetta. Io avevo gli elmi e la padella. Che cazzo faccio? Mi sbatto una padella sulla testa. Ciao Robby, chi è ripartito da voi? Ciao Garimso, ancora nessuno? Oggi salutiamo Viking. Domani salutiamo Gatto e Lale. L'elmo in testa come scusa universale. Ragazzi, avevo l'elmo, non vedevo. Mi piacerebbe provare questo gioco, però, con altre persone. Sembra molto divertente. Io purtroppo non sono convintissima di questo Cichibelamp, perché non lo so, vediamo un attimo. Perché come posa non mi dispiace, però so che cazzo di palle. So già che in piccolo poi ci confondiamo. Vediamo un po'. Trasforma. Questo perché sto parlando insieme e non sono in una casa tutta mia. Ho fatto un errore. Quella è shift. Eccolo. Trasformazione libera. Ok. Fatelo di nuovo in live. Vi sposo tutti. Ragazzi, con le cose nuove che sono state annunciate di Twitch, a voglia. Si potrebbero fare tante di quelle cose live.
qual è stata la novità che vi è piaciuta di più, Twitch? Sono curiosissima, io me le sono segnate, dovrei averle da qualche parte. Le tengo per il recapone, quelle precise, però ci terrei a scambiare un paio di cose, perché comunque è appena finito sto Twitch con e già mi manca. Grazie mille a Streamlabs. Come on, Streamlabs. Oh, e l'ho sconosciuto, 10 euro. Ciao belli, sono stato sub per un anno, ma sono scomparsa a cause di problemi universitari. E infatti, dicevo, ma tu sei già sub? Però non ti vedevo per un po'. Non mi sono dimenticato ovviamente di chi tu sia, però mi ero un po' scordata del tuo status a livello di chat. Il nostro è sconosciuto, da dicembre entrerà in vigore un'altra roba che sarà molto figa, in realtà. Ed è una di quelle che a me personalmente è piaciuta di più, però aspetto anche il vostro parere. Ti ringrazio tantissimo, sei davvero molto gentile, spero che i tuoi problemi si siano risolti. Davvero, capisco cosa vuol dire avere, purtroppo, problemi universitari. Dicembre o gennaio? Io ho capito dicembre. Quando hai fatto l'occhiolino all'uomo di ferro. Riguarda noi, Twitch Sing vi è piaciuto? Ehi, sì. Non sarà quella del multi-Twitch con la chat condivisa, vero? Ragazzi, no. Allora, quella che mi è piaciuta di più e che ho trovato pazzesca a livello di come posso spiegarlo? A me piace tantissimo Twitch, perché a differenza di YouTube, e se avete visto magari gli ultimi video di Markiplier o di FaviJ, sapete che cazzini sta facendo YouTube, nel caso andatelo a vedere. Quello che mi piace di Twitch, per ora, magari perché agli inizi, non lo so, non mi interessa il perché lo fa, mi interessa il come lo fa, è che ci tiene tantissimo a quelli che portano i soldi a casa. Ma non perché portano i soldi a casa e quindi, come on, bestie da macello, dai, dateci di più. Fanno effettivamente roba che ci agevola e agevola sia chi ci aiuta, i moderatori, chi sta magari per i Twitcher più grossi alla regia, no? Cose di questo genere. Sia sia noi streamer, che comunque abbiamo delle difficoltà anche a livello di ansia, magari che non possiamo allontanarci un attimo, succede un macello. La cosa che più mi è piaciuta, ne avevo tante, anche Twitch Squad era un po' in prima linea, perché è bellissima, bellissima, questa cosa è geniale. Puoi condividere un pubblico e puoi letteralmente dare 5 punti di vista diversi, e tutto in una stessa, in uno stesso coso, in una stessa estensione. È fantastica questa cosa, ci sono troppi vantaggi. Quello che mi piace di più, ragazzi, è che se voi doveste missare, ciao Letterhead, ben arrivata, e c'è anche Regio Don't Panic, se voi doveste missare dei mesi di sub, tipo, merda, me la sono scordata, tipo, Joe che arriva sempre qua e dice, porca puttana, arriva tipo in scivolata e non sa mai se c'è ancora i suoi 26.000 cose di sub oppure no, ragazzi, state tranquilli, perché finalmente i mesi di sub saranno cumulabili e non dovranno essere per forza uno dietro l'altro. Se voi per un mese volete supportare Gatto, per l'altro mese volete supportare i Thermos, oppure il contrario, magari per un mese volete usare le sub di Gatto, un mese volete i Thermos, finalmente Twitch vi dà la possibilità di cumulare i mesi. Cioè non ti trattano come uno stronzo che è sempre al primo mese, sempre col primo badge, perché comunque magari conosci quello streamer da anni, sei stato via una settimana perché eri in vacanza al mare e ti sei scordato di mettere la sub e ritorni da capo. No, dovrebbero adesso sommarsi tutti i mesi di sub, ed è una cosa che io ero in piedi sulla sedia, ero tipo grazie, perché questa cosa non solo aiuta noi streamer, perché magari una persona dice, minchia, avevo un budget della madonna, va bene che adesso ricomincio da capo, non è una cosa che puoi dare per scontato, no? Adesso puoi tranquillizzarti, cioè la resub comunque ci sta, perché comunque adesso diventa una questione di tempo, per più tempo fai, magari la sub da un anno la fai in 14 mesi, chi lo sa, magari la fai un po' più tempo, però i mesi si accumulano ed è una cosa che mi piace tantissimo, ragazzi, ci toglie davvero tanto stress, sia a livello vostro sia a livello mio, perché comunque non mi vedo andare via gente soltanto perché quel mese aveva altro da fare, che ci sta, ragazzi, noi siamo live tutti i giorni, ma comunque ognuno di noi ha le nostre vite e noi
ci facciamo compagnia a vicenda, è una cosa molto bella per quello che adoro Twitch. Se però ci sono delle cose che voi raggiungete dandoci un supporto, non è giusto che vi vengano tolti in questo modo. Non è una punizione il fatto di non essere per una settimana su Twitch, non può essere quella la punizione. Quindi viene tolta questa cosa e viene aggiustata, viene fatto in modo che le sub si accumulino. Quindi se voi comunque la sub dopo un mese vi scade, quindi non è che ok, ho fatto la sub per sempre, sono sub. Se magari decidete che quel mese non ci avete voglia, dopo 3 mesi dite ok, rifaccio la sub, resubate automaticamente. Non ci sarà più l'illustre sconosciuto che è sparito, ci sarà l'illustre sconosciuto che si accumula coi mesi. Non sono sicura che facendo entrare in vigore questa cosa, tutti quelli che hanno effettivamente perso dei mesi possano effettivamente riaverli indietro. Su questo non ci sono state delle spiegazioni e probabilmente è ancora un attimo in lavorazione questa cosa. Era ora, ma qui lascio davvero. Maleducata, non si sa ricopiare sulla stella. Redia, come stai? Come stai? Che tutti qua ti adorano e ti vogliono bene, e anche io. E lui sta sconosciuto che si accumula, dove li mettiamo tutti poi? No, scherzo. Questo caffè è strano, però è buono. Il McDonald's. Buono. Non devo più cacarmi di essermi scordato la resub. Al massimo, se per un mese non hai fatto la sub, dici per un mese te lo sei dimenticato, e invece di avere 2 mesi, avrai... Scusami, invece di 3 mesi, avrai 2 mesi, perché ti sei... Mi è stato un mese, capito? Però a parte quello, svantaggi non ce ne sono. E quindi grazie. L'altra cosa è stata Twitch Squad. Bella, bella, molto bella. Soprattutto perché come noi ha già dei gruppi. Che non deve essere per forza una cosa obbligatoria 24 ore su 24. Che dici, raga, giochiamo insieme. Raga, giochiamo insieme. Raga, giochiamo insieme. No, non la voglio fare spaventata. Deve essere più confusa. Deve essere più un tipo, minchia, raga, dove sto andando? Una roba tipo così. Che si gira e tutta. Non capisco dove sto andando. Ecco qua. Così è molto più bellina di questa. Questa no, questa sì. Voi che dite? Non so se lo. Non se lo fanno ripetere mezza volta i disgraziati. Oh, quanta cattiveria sul povero Yusma. Yusma, io te quando è che possiamo bannarti di persona, eh? Maledetto, che tu sei presentissimo, ma io non ti vedo così spesso come dovremmo vederci. Devo in fiera. Se entra per voi dipende molto anche dalla parola del sistema e creare una community. Non lo so, Rikishimaru, perché comunque il fatto di... è vero. Potrebbe essere un problema per chi fa un po' la corsa ai soldi, ma alt non è neanche una cosa che... non è una cosa per cui vado contro. Io sono un po' più scialla perché... Oh, che male. Sono un po' più scialla perché è un altro lavoro. Però capisco che per chi è un full time job, insomma, non è una cosa facilissima quella di gestire questa cosa. Magari ci potrebbero essere dei problemi, ma secondo me il fatto che tu non debba per forza avere il pepe al culo per resabbare potrebbe essere una roba un po' più piacevole. Non lo so, io sarà che sono un po' forse ingenuo, non lo so ancora, ragazzi. Però mi sembrava molto una cosa di fretta, una catena, una roba tipo ricordati che... Ovvio che tu ti devi ricordare che, perché se vuoi arrivare al budget dei 24 mesi, tu devi subarti 24 mesi, punto. Non è che puoi fare 20 mesi e poi pensare di... No, fai 24 mesi tutti, poi in quanto lo fai sta a te. Però la catena... Non lo so, è come la vedo io. Secondo me non cambierà niente, perché comunque chi guarda quando scade l'abbonamento lo va a vedere. E non c'è l'ansia, cioè... Non è una punizione. Poi a me piace stare in streaming, anche se delle persone non dovessero risubarsi per questo. Insomma, a me va bene uguale. L'importante è che ci divertiamo. La cosa che più mi interessa è che ci sia tanta gente che scrive in chat, perché questo non mi interessa. Sto facendo una piccola emoticon. Non è un cazzo da fare. Ah.
sei uno stronzo. Mi faresti la copertina del video? La vuoi fare adesso? È una cosa possibile. È una cosa molto carina, anche perché le emoji... Non lo so, perché te lo chiedevo, se no non te lo chiedevo, lo facevo io. C'è un problema. Potrei non avere un posto dove infilare la chiavetta. Quindi devi mandare... Dai qua, stai! Dammi tu direttive. Devi mandarmela. Quindi devi mandarmela e dovrò scaricarla... Ah, che chiavette hai, dimmi. Non c'ho chiavette. Che ne uso le chiavette USB? Per non togliere l'internet che è live. Quando scarichi i file, magari... Un'immagine... Io non lo so, la in Madonna. America, cosa, come funziona. C'è la Telegram installata, l'accesso. L'accesso è il figlio minore del tuo, però sì. Appunto. Sì, scusami, sarei un padre perfetto. Ti si vede? Credo che ti si veda, aspetta. Ecco qua. Tieni. Mi dai due direttive o me le invento io? Come arrivo? Va bene. Dai, facciamo anche questo in live. Si aiuta sempre l'amico gatto, sempre. Ci rivediamo finalmente. Layton D salta, vero? Purtroppo sì, ragazzi. Purtroppo ha preso una piccola pausa il Layton D. È una serie che voglio fare con calma e bene. Non essendo a casa, non avendo un posto dove farlo bene, con calma, con tranquillità, e non lo posso fare, verrebbe male, e quel gioco ci tengo troppo. Prego. Molto bene. È lo speciale di Halloween. Ho un quarto d'ora per farlo. Ok. Ma è un frappuccino questo, no? Vuoi assaggiarlo? Io ho preso quello col caramello. È buono, cacchio. Mi era di più. Assolutamente. Vabbè, ma tra. Non era niente. Dunque, quindi, chi è qua in questo momento sta per ricevere uno spoiler del prossimo video di gatto. Io ti ringrazio per questa cosa. Mi piace essere quella che dà le anteprime. Lui è gatto. Il gatto sul tubo. No, vuoi quello in copertina? C'è un'immagine che vada bene per la copertina. Quindi cercheremo delle immagini direttamente su internet. Facciamo anche prima, perché non c'è mai trasferimenti di file. Ok, va bene. Scusami, avevo le cuffie antirumore. The Walk of Mer. The Walk of Mer. Walk of Merci? Merci? C'è Mercy che fa Heroes Never Die! E se ne va in giro? The Walk of Merci, ho scritto con due R. Che me l'avevo iniziato a fondare le mette studio per esempio domani. Ti prego, dimmi che era Mercy. Mercy. Allora no. Mi viene fuori Gesù. Infatti è work. C'è scritto work. Ah. Grandissimo. Guardalo che ci segue. Ho fatto un errore. C'era lui che pregava. Ah, ho capito. Il titolo del gioco era una cosa incredibile. Guarda che se l'erano pensata bella. Ma perché ha robe religiose dentro? A me piacciono un sacco queste cazzate. Il video della Madonna è 25 minuti speciale di Halloween. Minchia. Allora io potrei mettere una roba del genere. O questo, questo. E come no, il titolo del gioco. Sì, no, quello è l'immagine, quella che vedo lì, non c'entra niente. Ok, tra poco la vedrete anche voi, non vi preoccupate. Cosa si vede nel video di queste cose? Ci sono delle prostitute. Ok. Quindi dovrò metterle io, dovrò cercarle su internet. Allora, il mio consiglio sarebbe questo. Sì. Perché il titolo è un po' lato, così dall'altra parte puoi mettere qualcosa. Cioè, c'è una signorina. Piccola, cacchio, è vero. Ma perché non sembra molto famoso sto gioco? No, l'abbiamo giocato io, ma... Gatto si sente metallico, è diventato Kuro-chan. Purtroppo gatto non si sente perché ho un microfono qua, non ho il tuo. Quindi devo fare così, per forza, scusatemi, ma... Vi parlerò io al posto suo. Praticamente il gioco è The Work of Mercy e... Quella sulla destra, in alto, sulla destra. Questo. Quella lì è un'immagine di gioco. Ok, questa la posso mettere. Non ho il titolo, quindi dovrò mettere un download, cioè un font mio PNG, però che è strano che ci sono tre immagini di questo gioco, scusami, è veramente una roba di Gesù. E perché ci sono le puttane? Guarda il video, lo scoprirai, fammelo vedere. Non mi ha detto niente, io ho visto Sì Oscuro Gattone, è piaciuto a tutti. Questo. Spero che piaccia anche questo, perché ci ho lavorato veramente un po', visto che sflicherava il video. Eh sì, poi ha smesso. Però ho tagliato veramente, ho fatto un lavoro per cercare di arginare i danni, che è stato incredibile, sto lavorando. E noi ti ringraziamo perché ci offri sempre dei video belli, grazie. Grazie.
Oh, che schifo, dai, dai, gatto, dai! mi fa schifissimo il mugo! Mangiatelo! Dai, guarda quanto stai... Ma da quando mi si è schiuso l'uovo? Va bene, te lo faccio adesso. Ci metto questa immagine e metto un titolo accattivante. Hai dei PNG di gatto che posso fare horror? No, i PNG della tua... Non ce li ho su questo computer, chiaramente. Nelle mail, devo andarmela a cercare. Grazie, gatto. Sei fantastico. È su Gmail. Bon, facciamo questa copertina al volo. Salviamo intanto, salva con nome. Emote su desktop, salva, ok, e apriamo un nuovo file. Le copertine di YouTube sono 1920x1080, 1920x1080, 200, crea, voilà. Lascia fare, gatto, fai sempre dei bei lavori. Eh sì, Twitch si basa sulla fiducia, sì. The work of... Cazzo, sei per caso horror? Halloween? Zucche? Sei contento che andiamo a Disneyland? Perché mai? Non dovresti essere contento di tutte le cose di cui non sei contento perché Disneyland? Sprit, stai zitto! Sì, lo faccio un po'... Cosa succede a te nel video? Vieni colpito? Vieni malmenato? Vieni solo spaventato? Ok, boh, vedrò di farlo in un certo modo. Non ho tante idee, in effetti non faccio copertine da un bel po', però non importa. Allora, salvo con noi, sì, è quello lì. Salvo con noi. 3-2-1. Mostra la cartella. Arrivo, Allora, l'immagine del gioco è questa, che mi ha consigliato di mettere gatto. Ok, il titolo dovrò mettere un font molto boh, non lo so, perché in realtà il font è questo e non ho tutta sta voglia di scriverlo da zero. Andiamo un attimo. Perché è stato bannato Yusama a caso? Così? Perché si chiama Disney, ma ci credo che non è contento di andare a Disneyland. Faccio degli errori! Ma io imparo dai miei errori. Stamattina sono venuta qua alla scrivania. E praticamente, siccome la mia mente non si ferma mai, penso sempre, penso in continuazione, senza nessun motivo specifico, ho pensato, mentre venivo qua, una storiella, e c'era, perché ce l'hai Sprit lì, no? E come al solito era tipo in un piccolo sarcofago di coperte. E sono arrivati qui a fare benvenuti alla puntata in cui vi spiegheremo Sprit coprofagus. E è la sua piccola, breve ma interessante storia di come è finito in un sarcofago in prestito. Perché dovete sapere che Sprit Coprofagus, come lavoro, faceva il pulitore di bicchieri di alcol di sua maestà. Era una maestà molto grande, insomma, era sia un po' romana che un po' egiziana. Però qua ci parliamo di piramidi, poi Giulio Cesare, insomma, siamo lì tra l'uno e l'altro. La via di mezzo. Solo che Sprit purtroppo non aveva una posizione ridondante nel regno. Questa è tutta lore, ragazzi, segnatevela. Ed era molto bisognoso. Voleva assolutamente spiccare. Voleva avere un sarcofago tutto suo. Perché ahimè era morto. Cioè è morto con una posizione molto divertente in realtà. Perché nella tomba lo hanno voluto mettere così, con il tondino. Così tutti quelli che la prima c'erano, porca puttana, e lo richiudevano. Questo era molto, molto intelligente il nostro Sprouts di Coprofagus. Però non gli è mai andato bene il fatto di essere sempre rintanato in questo piccolo lavoro. Queste pareti che interrompevano il limite, mettevano un limite all'immaginazione, alla storia del nostro amico Sprit. E quindi cosa è successo? E quindi abbiamo deciso di trasferirci e andare invece a San José, che era la città dell'Egitto, ad Anaheim, per vedere se lì Sprit, ormai morto e imbalsamato, ma sempre vivo nei nostri pensieri, troverà la pace in un letto tutto suo invece che il divano di casa. Questa è la storia. E me la sono detta da sola, ad alta voce, mentre sistemavo qua la roba. C'era Sprit che mi ascoltava e non sapeva neanche io. Sprit, guardi cosa sistemavo qua. Mi piace stare in live, almeno posso esprimere questo mio lato.
Ormai bene alle USA mi sporto olimpico. Voglio sapere le mie statistiche. Tra poco lo saprai, amico mio. Aspetta, l'ho trovata poi a Sanabella. Non si è capito di chi era la colpa. Perché poi il gioco in realtà continuava ancora e ancora. Ho fatto un errore. Però non c'era tempo di fare sì. La cosa t'ha accusato, però... Che cazzo? Ho fatto un errore. Quanti errori faccio? Ok. Però tu ti puoi difendere, bla 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 bla. Troppi. Allora, vediamo un po'. Come si fa una bella copertina di YouTube? Allora, l'importante è il colore finale che viene fuori. Quindi anche se voi vedete diverse gambe di colori, tipo il grigio dietro, l'arancione davanti, l'importante è che io alla fine metto una bella texture che amalgami tutto quanto, no? Iniziamo a mettere i primi elementi molto importanti. Di solito anche nelle copertine di Ciccio Gamer io ne mettevo soprattutto tre, che era una sua foto, il titolo e dei vari PNG su uno sfondo che poteva variare, no? Così ci si concentra molto sul titolo del gioco. Lui lo voleva sempre a schermo. Io preferisco di no. Preferisco che il titolo sia nel video e che a schermo ci siano due elementi molto catchy che ti fanno vedere, insomma, quello che stai andando a vedere. In questo caso il gioco è appena iniziato, quindi metterei un gatto spaventato che ti dice subito che il gioco è horror. Il fatto che possa suggerirlo anche il font non è abbastanza per me, voglio aggiungere anche il gatto spaventato. In più abbiamo un piccolo sneak peek della location che c'è dietro. Quindi secondo me, secondo il mio modestissimo parere, per quante volte ho lavorato a delle copertine, questo è un metodo ottimo per riassumere quello che stai andando a vedere nel video e quindi quello che rende una bella copertina riassuntiva. Come sto livellando con sta super Rocket Truck? 14 mesi, grazie mille, grazie. Mi è tornato l'internet. Non come quello di PewDiePie sulle poppe. Ho fatto un errore tutto rincagnato nella doccia. Ciao Selen, ora parlo così perché sono in America. Non è vero che non so parlare adesso. Come stai? Allora, tanto preview horror. Aspetta, dico Profarcicus. Aiutante. Del re di tutto l'Egitto e del... Ma perché io scrivo horror? Non è che mi devi trovare... Ma porca. Allora, un bel font horror. Io di font ne so pochi. So il Pacifico che sono tutti. So il... Sembra bello, eh? Un attimo che lo scarico. Sembra molto interessante comunque, perché a me le cose a livello... cioè, di base... Tra le cose, tra gli argomenti nei videogiochi che preferisco, il fanatismo religioso è una cosa che mi attira tantissimo. Mi sembra veramente qualcosa con cui puoi giocare tantissimo e soprattutto mi sembra vera, mi sembra reale, mi sembra una specie di lavaggio del cervello, non da film, insomma, degli X-Men, però una cosa che puoi veramente constatare nelle persone che credono troppo in qualcosa e idolatrano troppo qualcuno e quindi vanno fuori di testa e seguono degli ideali che sono veramente da horror. E, è per quello che Far Cry 5 mi è piaciuto tantissimo. Quando io ho visto il trailer sono impazzita per Far Cry 5. Ho detto questo sarà un gioco bellissimo. E lo è stato, lo è tuttora. Sono pareri contrastanti su Far Cry 5 per il gameplay, ma io non ho quasi nessuna critica, a parte qualcosina su come potevano essere gestiti alcune boss finali, perché io amo i climax, li vorrei gestire in un certo modo. Quindi quando non li vedo come dico io, insomma, mi faccio un piccolo appunto. The Work of Merge. Vediamo un po' adesso com'è il font dal vivo, in modo che posso metterlo bello grande. Far Cry 5 spettacolo. Flashback di Binda sugli atmi del Madonna. Era il momento per fare una sfida in elicottero? Non era il momento. Non potevo farlo. Non ero pronta, non avevo la testa. Ecco, quello che avete visto in Far Cry di me addormentata c'è stato anche in Sumomen. Solo che in Sumomen ogni tanto mi alzavo, no? Facevo un po' di jogging e tiravo sulle gambe, 1, 2, 3. In Far Cry no, non c'è stata questa cosa, purtroppo. Come si chiama il font? Horror, penso. Horror, base. Perfetto. Posto così, grazie mille. Allora,
piace molto fare il titolo di solito su due piani, cioè su due livelli e basta. Quindi magari fare una roba tipo così. Più stretti fra di loro. Così. Voilà. Quanto era bello Superman, quanto era duro Superman. Allora, qua potrebbe esserci un attimo un elemento di disturbo, però serve, mi sa. Non lo so. Vado a coprire la porta, boh. Perché vorrei mettere questo grande. Attimo, ragazzi, che continuo a sbagliare i tasti. Perché sono abituata ad altri tasti. Ciao, sulla tastiera per sempre, se no veramente non mi muovo mai più. Allora, mettiamo anche dai del sangue finto. Così facciamo proprio la copertina di Halloween. I 5 minuti di dormita durante Far Cry. Wow, è stato bello. Oppure Outlast 2, io in questo gioco ho scoperto gatto. Oddio, qual è la domanda? Cosa vuol dire pure Outlast 2? Cosa ti riferisci? Che fa pure quello? Non ho ancora finito il mio caffè. La marichite acuta contagia da un po' tutti. A proposito di fanatismo, hai letto la situazione dei fascisti marcianti sulla tomba di Mussolini? Assolutamente sì. Ho anche visto la maglietta Auschwitzland, tema Disneyland. Bravi. Io odio queste cose, ma non perché... Io non odio quelle persone, odio il fatto che queste situazioni ci siano create, odio il fatto che siamo arrivati a un punto in cui c'è talmente tanta ignoranza, perché questa è ignoranza. Tu non puoi, sono come i neonazisti, no? Che dicono, però Hitler aveva ragione, sei ignorante, non può essere, o sei ignorante o sei xenofobo, oddio, no, xenofobo. È la paura dello straniero o la paura di quelli ragazzi del colore nero di pelle? Mi ricordo, mi pare sia xenofobo la paura dello straniero. Però di base è ignorante. E io, mamma mia, ma perché queste persone non vengono educate a calci nel culo? Io, porca puttana. Fatemi parlare. No, perché altro non sono qui per parlare di politica, esprimo una... modestissima opinione, perché stiamo andando male, ragazzi. Secondo me stiamo andando molto molto male. Purtroppo. Però vabbè, insomma, io sono in America. In realtà volevo anche pensare di spostarmi, perché sto fuso mi piace molto e qua ci sono molte opportunità. Havelion, 13 mesi e arriviamo a 13. Yeah! Grazie mille. Straniero in genere, ok. È cambiata allora da noi, non da loro. È meglio così, quando inizio la live non c'è il sole che spunta, ma c'è già un po' di sole giusto per fare la live. Infatti adesso mi vedete molto più chiaramente, ero molto più non in luce prima. No, da noi una settimana dopo, penso. Guarda che in America con Trump non è così tanto meglio. No, ma infatti in realtà no, non lo so, ragazzi, perché qui è vero c'è Trump, ma la gente lo odia. Mentre da noi la gente ama Salvini. La gente dice minchia che 5 stelle. Quindi per quanto purtroppo la maggioranza lo abbia votato, ma quelli sono i trogloditi. Io quando sento Trump sento sempre che la gente ne parla male. La gente lo odia. In TV fanno satira su Trump. Alle drag queen odiano tutti, cioè, non c'è una cosa tipo non lo dire che poi c'è... Tutti lo odiano e tutti lo dicono. Ma la gente ama Salvini. E tu che cazzo devi fare? Dici, va bene, coglione. Tutto il mondo di genere sta diventando una merda. Noi però siamo fantastici. Quindi noi non cambieremo mai, non saremo mai delle merde. Io sono in ritardo, porca puttana, sono in ritardissimo. Devo andare a invadere una live in questo momento. Non ho fatto in tempo, purtroppo. Adesso vediamo di... Oh, voilà. Facciamo un attimo così. Un attimo, scusatemi che purtroppo mi sono messa a parlare. Moltiplica, cioè faccio moltiplica e metto... senza selezione automatica, però
Vediamo come farla sta copertina, perché io sono un po' arretrato, finale e mezza, però non ho ancora tante idee. Facciamo così. Però sì, di base cosa ne pensi? Io penso male e penso sempre di più che dovrei starmi nel mio buco, che è camera mia, e provare a non avere contatti con niente, nessuno che non sia il mio lavoro e basta. Vorrei davvero non avere niente a che fare con queste cose, perché mi fanno soltanto rabbia. Non mi spingono al ragionamento, non mi spingono al cambiamento, non mi spingono alla diffusione di un verbo migliore. Fanno solo rabbia, appunto. Questa è la mia reazione a queste cose. Umana, direi, perché fa un po' rabbia a tutti. Allora, The Work of Marriage. Vediamo se metto un bagliore tipo esterno. Lo faccio bello rosso. Succede qualcosa di fico. Vediamo. Già così, vedi, il titolo risalta molto di più con uno sfondino un po' rosso. Poi magari faccio una maschera e faccio risaltare un pochino il gatto, poco poco. Ho fatto un errore gravissimo, un attimo. Una cosa del genere, sì. Ecco, vedete, tenendomi la roba qua piccolina, posso vedere subito come si potrebbe vedere in teoria su YouTube. Molto figo, vediamo con le varie fusioni, cosa succede? No, ho sbagliato, questo deve andare in moltiplica. Sei diventato fighissima la copertina. Ma grazie, non ho fatto veramente niente, però grazie mille. Sono lusingatta, davvero. Vediamo se metto il sangue magari in un altro modo, se può sembrare un po' meglio. Qua io non so mai la fusione, non mi ricordo mai come sono le fusioni, quindi devo un attimo controllarle tutte e andare un po' a occhio, insomma. Moltiplica non era male, quindi mi sa che tengo quella. No, anche questa è bellina. Metto una texture rovinata e gioco con i colori, mi sa che ci siamo. È finita questa copertina, vi lascio anche alle vostre cose, alla vostra serata, perché la mia giornata è appena iniziata. Oggi dovremo anche prendere un altro aereo per andare in California, ad Anaheim. Quindi oggi abbiamo tante tante cose da fare. Però come al solito vi terrò sempre aggiornati su Telegram. Su Telegram non sempre perché il mio primo istinto è andare su Instagram. Però spero di essere molto più presente anche su Telegram, perché è una cosa molto carina. Io di solito vi scrivo soprattutto, le foto le metto da un'altra parte. Sta voice mic da matchmaking di Halo 3 sono le mie cuffie. Purtroppo ho queste cuffie, non potevo portarmi il Rode. Non potevo, il Rode, non potevo portarmi le cuffie, mi si sono rotte all'ultimo, quindi insomma è stata un po' una cosa dell'ultimo minuto. Quindi questo è il mio asset provvisorio. Purtroppo tante cose sono successe all'ultimo. Questa è una bella texture. Scusate la mano così, però non voglio assolutamente toccare la mia tavoletta nuova. La live dove si infiltra oggi è... Vedrete, ad un certo punto chiudo, mi alzo e mi firmo un'altra live. E voi dovete capire in che live mi sono infilata. Devo solo finire qua. Allora, intanto chiudo qui. Chiudo qua. Chiudo. No, la main devo chiuderla. Pronto, texture. Compari? Dai, una roba veloce che abbiamo quasi finito, no? Niente? Non importa. Belle queste canzoni. Mi piace tantissimo, tantissimo. Ascolterei solo questo, davvero. Cioè, sta andando avanti per ore sta playlist e non mi stufa mai. Mai. Forse questo, boh. Concrete Wall. Oh, voilà. Copia. No, dov'è incolla? Pronto, incolla. Tasto destro. Ehi. No, ehi. Scusate. Arriva, eh. Quanto grande questa immagine! Minchia! Voilà! La metto sotto il testo. Così mi fa. Vediamo di...
trovargli una bella fusione. Allora, a me piace molto questa. Regolo un attimo i livelli. Adesso qua parlo di meno, vi faccio vedere di più, così non vi spiego cosa sto facendo, ma potete vederlo da soli. Faccio una maschera anche qua, così faccio vedere un po' più gatto, sì. Ok. Modifico i livelli anche dell'immagine, la vorrei leggermente più contrastata, quindi faccio in modo che si veda leggermente meglio. Ok, e poi vediamo se unendo il tutto cosa succede. Porca di quella pacca. Che palle sto computer. Allora, un attimo, ci sono. Facciamo sul rosso, dai, facciamo la rossa. Che paura! Che paura, pensavo foste ancora dietro di me, ho avuto purissimo! Dispiaceva. Minchia, qual era? Questa qua. Non mi dispiaceva così. Voi che ne pensate? Termo Gattaustock. Good evening, ma'am. Ma'am. Ciao, Davide. Stavo per chiudere, purtroppo. Dimmi. Grazie. Grazie mille. Sto gentile. È fighissima sta copertina. Oh. In pochissimo ho fatto una copertina della Madonna. Ragazzi, grazie mille. Avete praticamente visto tutto quello che ho fatto, ho lavorato solo di fusioni di immagini, però questo è il risultato finale, veramente super veloce, avrei voluto aggiungere altra roba, ma non so niente del gioco, non so un cazzo della trama, solo quello che so che fa paura ed è di Halloween, quindi sangue finto e via di stereotipi, quindi questo è quello che ho potuto fare con le niente informazioni che ho avuto, però mi piace, cioè da vedere in mezzo ad altre copertine, questa spicca. E questo è l'importante quando fai delle copertine per uno youtuber. Grazie mille a Sailor, 2 mesi consecutivi. Grazie Sailor. Sailor Moon. Sei fantastica, Sailor Moon. Posso chiamarti Sailor Moon, sì. Sei bella. Penso che 5 video di una copertina figa, molto meglio di me che faccio tecnico grafico. Ah, se vuoi, se ti interessa qualche piccolo suggerimento su cosa fare alcune cose, non ho fatto una lezione, però io faccio vedere quello che faccio in live proprio per offrire anche delle spiegazioni, no? Dell'intrattenimento anche a livello visivo e didattico. Se vuoi, ho fatto tutto in live, non nascondo niente, senza trucco e senza inganno. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, ho ritardato 10 minuti purtroppo, ma devo andare, il mio posto è là, adesso mando la copertina a gatto perché è una copertina molto bella, io l'ho fatta in poco e spero che serva per il suo video. Vi ringrazio tantissimo, siete stati tantissimi, oggi tantissimi, mi fa veramente tanto piacere vedere 250 persone mentre faccio creative. È una cosa che mi riempie il cuore, perché di solito ultimamente ho giocato sempre, perché non avevo tanto tempo da passare al computer a disegnare e in live non avevo voglia, volevo solo giocare, volevo solo finire Hollow Knight e cose del genere, perché non puoi disegnare sempre senza staccare, l'ho fatto anche per la mia salute mentale. Adesso che ho staccato un po' volevo proprio provare la tavoletta, dato che è nuova, volevo proprio farvi vedere un sacco di cose. Questa settimana vi farò vedere come è stata fatta la roba che vedrete fra poco nel video di Karim, quindi appena vedete quello che c'è da vedere, sappiate che ve lo spiego questa settimana come è stato fatto. Facciamo una bella lezioncina tutti insieme. Io vi ringrazio, devo
soltanto trovare la canzone che volevo mettere, questa qua, e dai, i Phantom Planet, Phantom. È sempre bello quando ci seguono durante la Crevasse, quindi vi ringrazio tantissimo. Ci saranno tante novità a livello di cose che succederanno, anche di live main inglese, per un attimino implementare un'altra lingua, espandere un attimino, ma quello ne parleremo più avanti. Hype, io vi lascio, adesso vado a infiltrarmi in un'altra live, tocca a voi scoprire quale, metto una bella canzone però prima, perché non posso skippare sta roba? Perché non posso skippare un minuto di ad? Scusami? America? Un minuto, pronto America, un minuto di ad non skippabile! Pronto, ma stiamo scherzando! Da quando sta roba? Oh, anarchia, che è? Non ci posso credere, ma che ancora sta andando avanti? Ma scusa! Io volevo mettere una bella canzone! Vabbè, va là, parte ora, dai, parte ora. Fai casino, Spritz! No, sta succedendo qualcosa a livello di... Non ci posso credere. Ah, ok. C'è della pubblicità, quindi partirò da qua. Così non la vedrete. Andiamo in California! Ciao ragazzi. Ci vediamo domani. Domani notte, vi faccio sapere l'orario. Aspetta che c'è. Aspetta. Che capelli ha. Here we go! On the stereo, listen as we go. Nothing's gonna stop me now. California, here we come. Right back where we start.